per il giubileo speciale della famiglia, il sinodo che domani inizierà e ci sarà certamente una verità nuova in tutte le diocesi, in tutta la Chiesa. Papa Francesco vuole partire dalla famiglia. Oggi la liturgia ci aiuta molto bene a quello che stiamo celebrando, sia nella storia che nella liturgia della parola stessa. Questo dono meraviglioso che è l'istituzione della famiglia, la volta si insegnava a scuola, nell'educazione civica, ricordate che la famiglia è la cellula della società. Oggi, siccome è in crisi la famiglia, fratelli e sorelle, è in crisi il mondo, non Castellammare, il mondo. Perché c'è la crisi dell'identità della famiglia. E allora il Santo Padre ha illuminato lo Spirito perché in questo sinodo che domani inizierà si possono trovare a livello cristiano mondiale delle linee per il nuovo avvento del regno di Dio nell'umanità. E quindi la liturgia ci aiuta. L'uomo non separa ciò che Dio ha congiunto. All'inizio della creazione, maschio e femmine li creò. Abbiamo ascoltato quando Dio creò il mondo, gli animali e tutto ciò che lo circonda, ha visto che non c'era tutto ciò, qualcosa che fosse uguale. Che la scrittura l'ho capito, l'ho studiato, ma che gli fosse simile. Gli animali, ecco, con tutto il rispetto, e oggi io penso che si esagera un poco troppo, no? Oggi pare a me che si trattano meglio gli animali che le persone, quindi stiamo attenti a questo. L'animale rimane sempre tanto, anche dalla creazione. Dio dovette creare la donna. E quando l'uomo l'ha visto, dice: adesso questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, la si chiamerà donna, perché nella donna l'uomo trovò la relazione per poter dialogare, per poter comprendersi, per potersi amare. L'uomo e la donna formeranno una sola carne. Nel Vangelo Dio rivela che l'amore umano viene elevato a dignità, e allora chi rifiuta la propria moglie e ne sposa un altro, e così l'uomo commette adulterio. Perciò, fratelli e sorelle, il matrimonio ancora oggi, 4 di ottobre, nella Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica, è un indissolubile fedele. Poi quello che succede domani nel Signore, perché lo Spirito, di Dio tante volte si divertono sopra io, ma per il momento la cambiata ancora io, che stiamo un po' confusi. Cerchiamo di avere un po' le idee chiare. C'è Babilonia sana, perché i giornalisti dicono quello che vogliono, la televisione peggio ancora. Nella Chiesa è quello che ci insegna Gesù, quindi il matrimonio è indissolubile. Ma questo è possibile? In un atto d'amore, quello stesso amore, non lo dimentichiamo, che Gesù ha avuto per noi. Ecco allora perciò Cristo come sposo dell'umanità ha dato la vita per noi che siamo la Chiesa, la sposa, e l'ha data questa vita a Gesù sulla croce. San Paolo lo dirà nelle sue lettere, questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla tua Chiesa, amate come Cristo ci ama. E allora la preghiera per il Signore, la preghiera per le famiglie, per gli sposi, la famiglia per vivere momenti di tensione, momenti difficili, a livello morale, di comprensione, a livello economico, a livello affettivo, quante problematiche. E le sappiamo molto bene, grazie a Dio. Proprio per queste problematiche che ci sono, anche quest'anno nella nostra comunità parrocchiale, ecco, vogliamo
abbiamo da fare nessuna catechesi, il catechismo a Gesù. È Gesù il nostro Maestro. E Gesù lo incontriamo nelle Eucaristie. E allora abbiamo bisogno di un rinnovamento pastorale. Quindi il catechismo è iniziato, i corsi di Cristo sono iniziati, non sono mai finiti. I corsi di matrimonio, tutto, tutto. Non è bisogno di fare attestate in cose varie, la parrocchia non lascia attestarci, la parrocchia non istruisce come la scuola. A scuola dovete andare perché se no non siete promossi, anche se oggi 5 lettamente non siamo stati. Quindi bisogna andare perché vi dovete prendere a quinto, poi scolamente, eccetera. Non va lasciare nessuno attestato, qui si parla di Gesù Cristo. E allora quest'anno, con la grazia di Dio, vogliamo iniziare un anno diverso. È impensabile che una famiglia che vuole fare la comunione al proprio figlio, il parroco per 3 anni non conosce papà e suo moglie, non ha mai visto. C'è qualcosa che non va. È impensabile che si facciano tante comunioni e non si vede più nessuno. E ancora più impensabile che quei bambini che quando interrogavano Gesù, l'amore, eccetera, oggi si comportano in una maniera delinquenziale. C'è qualcosa che non va. E se gli dici una parola, ti aggrediscono, ti danno rispetto e cose varie. C'è qualcosa che non va. Dio faccia il parlo. I miei collaboratori, i miei allenatori annunciano Gesù Cristo. Qua nessuno ci parla. Non prendiamo stipendio da nessuno. Non vendiamo niente. Non vendiamo niente. Veramente non si vende. Si vivono. E allora vogliamo iniziare una festa. Uno che chiede la comunione per il figlio e non si può essere mai, qualcosa non va. O mi sbaglio, sì, mi sbaglio, come dice. Uno che vuole fare la comunione per il figlio non partecipa alla messa, a un momento di preghiera, non entra mai in chiesa e c'è qualcosa che non va. Uno che si vuole cristiane o guarda la conoscenza, intanto che mi sono con lo corso. E da quando si va? Basta. Rivoluzione. Vi voglio conoscere, a me fisicamente, quando vedete la lì, i grandi sono quando dico lì, ma che si chiama lì per te. Però per conoscerci ci dobbiamo vedere. E per vederci, per il momento dovete venire a me, ma non è per il momento. Perché uno deve sentire in me gente. Certo, ci sono tanti problemi nelle famiglie e li so molto bene. Problemi economici, affettivi, assicurati. E come voi lo risolvete? Un guaiandosi con tante cose succedono che non hanno senso. E ci crediamo a noi Gesù ci fa. Ma con battesimo. E che significa? Mi devo sposare dai corsi? Quanto tu? 2 mesi? 3 mesi? O forse cresci un po' sole? Sono malata. Basta. Chiaro? Io non sto qui per fare questione con voi. Perché si è vicino al genitore, ecco, tuo figlio da proprio tu, qui da un cambiato, io mi sfa. Guarda qui lì, bella questa, guarda qui da lì, e allora, e si deve finire, che ne ci ha preparato tutto,
non nei riguardi miei, perché più qua ci siamo persi nei riguardi di Dio, perciò mi manda un bel cosino del Papa di Dio, e pure a loro, se non capisco sta succedendo, vuol dire proprio il tempo che è scaduto, no? Ecco qua, su povero Papa, a Roma pure c'è, tra le sue novità, e allora mi stai, è molto bello che sia un concetto, che sono attento, un po' è chiaro. Non c'è il tempo, cioè, no, fermiamoci.
figlio Gesù, non preoccupandosi di quelle cose burocratiche. Quindi voglio chiedere veramente dal profondo del cuore, avvisate a chi deve avvisarsi, chi vuole sposarsi, i fanciulli del catechismo, gli altri più grandi, tutti. Quest'anno lo vogliamo vivere in questo modo. E poi con la conoscenza pubblica non basta. Quando dico conoscenza, è bello sapere questa bambina del primo bando, qua chi è la mamma, il papà e la mamma? Io sono un padre, io non faccio un distributore o vendo qualcosa, no? E allora sarebbe bello conoscere i genitori, scambiare la parola, sapere i problemi. In questo mio modo di fare, a me mi costa più sacrifici e valore, lo sapete, no? Perché se uno è intelligente, capite? Se a me non mi importasse di voi, ma tu facevi mia mamma, si può partecipare, e mi domande l'altro giorno. No, no, io cerco con tutti i miei limiti di fare il parroco come Gesù, come la Chiesa ci insegna. E allora, quanti problemi ci stanno nelle famiglie? Quanti momenti difficili? E questa è la parrocchia, questo è il parroco, questo è Gesù, questo è il cammino di fede. Ci sono tanti momenti brutti che si vivono. Quindi è opportuno rimpostare la nostra catechesi, il nostro modo di annunciare Gesù. E così diviene anche un modo per conoscersi, per fare un cammino, per saperne le difficoltà, i problemi. E da questo poi viene fuori anche un modo di impostare iniziative, cose belle per la parrocchia, per gli spazi che abbiamo. Il campetto va bene, non distrutto, ma lo possiamo utilizzare diversamente. Vedo che molti non si interessano proprio, vengono solo qua se dobbiamo fare qualche problema. Questo io non sto qui per fare questioni, perché io non vedo nulla. Sia chiaro questo. Allora dobbiamo rivedere il nostro modo di vivere la fede. Quindi togliamo dalla nostra mente un catechismo, no, cammino di fede. Oggi è domenica, si va a messa, mi organizzo. Ma non perché lo dice Don Bernardo e quindi quest'anno dobbiamo andare a messa, se no, sì, no, non preoccupate proprio. No, state tranquilli, abbiamo fatto vita per un mio che facciamo sempre, state sereni. Tranquillo, giù c'è il giugno di mano, non è questo che mi interessa. Voglio scuotermi per iniziare un cammino di fede, un cammino nuovo della bellezza di essere cristiani. E questo lo iniziamo proprio oggi con la vento di domani del Sinodo della famiglia. Oggi è San Francesco, la Madonna di Pompei, ci affidiamo a loro, chiedendo che veramente possiamo iniziare questo cammino. E allora tutti a messa, piccoli, grandi, uomini, donne, ve lo dico, e poi sapete uno che viene a partire, quanta c'è il figlio che sta facendo, questo significa la parola. Questo significa